stare tranquilla. C'è un Dio che ci guarda, e quindi devi aiutare per forza tutti quanti. Per forza. Come hai fatto questa vita? Tiana, non si preoccupi, che la ruota gira tutto. Stia tranquilla. Arriverà il momento che per voi. Io posso capire, perché anche io ci sono passata da tutti i genitori, perso il posto di lavoro e so che significa. Abbiate fede e vedete che le cose si possono risolvere. Una commozione per la solidarietà che sempre riesce a portare un po' di sollievo è tanta, vero? Sì. Non sono persone ricche, sono persone che si sono private di un po' della loro cosa per darla a voi. E questo è quello che rende questi gesti ancora più incredibili. Stanno arrivando anche alcune proposte perché voi possiate cambiare un po' vita. Adesso bisogna capire cosa fare, sì, no? Sì. Cioè adesso sono un po' confuso, se non sai le proposte adesso sono un po' confuso. Quello che mi viene da dire adesso, intanto grazie, e fin quando loro continueranno a vivere in questa situazione avranno ancora bisogno, quindi non vi tirate indietro, che il gesto di questi quattro ragazzi meravigliosi sia ad esempio a tutti quanti. Noi vogliamo che anche senza clamore qualcuno venga quando vuole, porti ciò che vuole, nell'attesa che voi riusciate a trovare una sistemazione migliore. Nel frattempo oggi hai qualcosa da fare, da lavorare, oppure oggi no? No. Oggi niente, no? Questo ogni tanto mi chiamano, sempre. Okay. Ecco, abbiamo un'altra cosa. Nel frattempo il buon amico qui ti invita a fare le pulizie a casa sua, con la possibilità magari anche di spargere la voce, chissà che Benedetta non possa andare avanti, e tu sempre con l'idea di fare il pizzaiolo, no? O qualunque altra cosa. Qualsiasi cosa, io faccio il pizzaiolo da quando avevo 18 anni. Ora ne hai 48, so 30 anni che fa il pizzaiolo, sì. Una pizza la saprai fare. Grazie, molto grazie.